Ciao a tutti raga, bentornati a un nuovo video. Questo è l'ultimo video che posto per quest'anno, perciò tirando le somme innanzitutto vi faccio gli auguri di buon anno, buone feste a tutti voi che mi seguite, siete stati grandi, l'inizio è stato veramente esplosivo, sono su YouTube da poco e devo dire che vi siete iscritti veramente in tantissimi, continuate così, vi ringrazio del supporto. Oggi faremo delle piccole novità, diciamo, andremo a vedere delle piccole cose in base alle richieste che mi avete fatto voi personalmente. Allora, partiamo con una cosa abbastanza importante per chiunque si metta ad affrontare AQ Mappa 3, perché molti di voi mi hanno chiesto come faccio a buttare giù Agente Venom, il mini boss. Agente Venom, non tutti, diciamo, riescono a maneggiarlo con cautela, diciamo, ce la fanno. Purtroppo è agile, vi fa uno scatto in avanti, vi frega con la speciale 1, se vi colpisce vi fa grossi, grossi danni. Purtroppo si perdono facilmente uno o due eroi. Allora, in questo video qui che vi farò vedere adesso, vi spiegherò semplicemente come affrontarlo. Detto in parole povere, il trucco per Agente Venom è questo: stategli lontano, non andategli sotto. Perché se cercate ad esempio di stordirlo, lui mette immediatamente ostinazione, quasi sempre purtroppo. Vi becca sicuro, 100%, perché se rimuove lo stordimento, voi gli siete davanti e lui o vi scarica la speciale o comunque vi pesta. Perciò non conviene stargli troppo sotto. Il trucco è stare in parata se proprio non potete schivare, se non ce la fate. Ma la cosa importante, assolutamente importantissima, è che non vi facciate prendere dalla speciale 1 o la speciale 2, quelle danno o sanguinamento o incenerimento molto potenti e purtroppo i giochi si chiudono molto in fretta. Il modo migliore di affrontarlo in assoluto è aspettare o schivando o parando che lui carichi l'attacco pesante. L'attacco pesante, se vedete, fa due movimenti e l'ultimo è un calcio che vi tira in avanti. Se voi indietreggiate quando sta facendo l'attacco pesante, lui in quel momento lì del calcio è completamente scoperto. Se gli andate addosso in quel momento lì, possibilmente anche con un personaggio che sia in vantaggio classe o che dia anche sanguinamento, che per carità lui tenderà quasi sempre ad eliminare usando ostinazione, ma è pur sempre qualche minimo danno extra in più. Comunque, se gli andate contro in quel momento lì, lui è scoperto. Altra cosa, spesso capita che abbia le speciali non parabili. Allora voi scansate la speciale 1 stando in distanza, perché comunque è solo il primo movimento che non è parabile. Se voi siete a distanza sufficiente, lui vi fa la speciale 1, voi state in parata, appena finito di farla è di nuovo vulnerabile e gli andate sotto. Stessa cosa per la speciale 2, state lontano, schivate la piroetta che fa, vi lancia la bomba ed è facile, lo vedrete anche nel video, scansarla e poi andate sotto di nuovo. Detto questo, andiamo a vederci il video, così la spiegazione è più chiara per tutti quanti. Bene, e ora che abbiamo visto il video, passiamo al secondo argomento. Diversi di voi mi hanno chiesto: com'è il personaggio di Hela? Come ti trovi? È facile usarla? Fa dei bei danni? Merita soprattutto la pietra del risveglio o no? Allora, tiriamo le somme. Se siete un buon player, non avrete bisogno, diciamo, di risvegliare Hela, perché risvegliata cosa fa? Fa in modo di diventare indistruttibile per un tot di secondi, che poi dipende dal livello di risveglio, passiamo circa da 4 a 7,5, forse 8 ad alti livelli di risveglio per il 5 stelle. Diventa indistruttibile, quindi non subisce nessun tipo di danno. Ora, se siete un buon player, in questo caso qui non vi tornerà utile questa cosa nel 99% dei casi, per carità. Ma
Se andate a risvegliarla, qual è l'effetto secondario? Che lei prende anche più anime. Allora, come va usata Hela? Facciamo un rapido riepilogo. Hela va messa in team. Se avete Angela, poi per carità il team diventa una cosa eccezionale, perché in sinergia con Angela, ogni volta che un vostro membro del team di 5 muore, parte da una possibilità del 20% di tornare in vita. Quindi muore il primo, ha una possibilità del 20%, muore il secondo, ha una possibilità del 40% e così via, fino ad andare a 60, 80 e 100. Questo vuol dire che l'ultimo rimasto in vita nel team, senza ombra di dubbio, tornerà in vita con un colpo da KO. Questo, combinato al fatto che Hela diventa indistruttibile, questo sì potrebbe diventare un buon motivo per svegliarla. Nel mio caso l'ho doppiata, per carità. Però, anche se uno avesse la gemma, attenzione però, non generica. Io sinceramente, se avessi la gemma del risveglio 5 stelle generica, proprio ad Ela non la darei. Però, se ti arriva la cosmica, ci sta. Se vi arriva la cosmica, ben volentieri. Perché sommato significa che ogni volta che lei inizia il match, anche solo con l'1% di vita, riceve il primo colpo, va KO, torna subito in vita con un 20-25% di salute. Di nuovo può combattere con quella salute rimasta. Se ancora finisce KO, diventa comunque indistruttibile per un tot di secondi. Per di più, ha avuto anche come bonus dell'abilità risvegliata un tot di anime dei defunti extra. Questo significa che aumenta l'attacco. E quindi, oltre a menare molto forte, praticamente torna in vita due volte. La prima torna in vita, la seconda diventa indistruttibile. Detto questo, ragionateci bene, però. Soprattutto per un personaggio 5 stelle vale molto. Per un personaggio 4 stelle, che è addirittura più semplice da risvegliare o da doppiare, vi consiglio caldamente di farlo se questo è il vostro piano. Detto ciò, come va usata Ela? Beh, Ela semplicemente ha un funzionamento molto simile a quello di molti altri personaggi che continuano ad accumulare furie, con una piccola variazione. Adesso vi farò vedere un video completo, così vi fate un'idea, diciamo. Però, detto, diciamo, riassunto a parole, si può spiegare così. Io comincio il match, non faccio da subito l'attacco pesante o l'attacco speciale 1, che sono quelli che praticamente attivano le furie di Hela. E questo perché non lo faccio subito? Perché Hela dipende molto dal numero di anime dei defunti. Quindi, se io inizio il match, ho poche anime e attivo subito la prima furia, è vero che picchia più forte, ma le anime scadono molto in fretta. Vengono consumate. Quindi, se le anime vanno a zero, poi le furie di conseguenza scadono, scendono una per una in base a quante ne avete accumulate fino a tornare a zero, come vedrete nel video. Se aspettate troppo tempo, le anime scendono, le furie scompaiono e la torna a picchiare, diciamo, col livello base, che per carità non è affatto basso, anzi, fa degli ottimi colpi critici e mena molto forte. Però, per sfruttare al meglio le furie, come vi farò vedere adesso dal filmato, dovete prima di tutto accumulare un tot numero di anime dei defunti. E come le accumulate? Le accumulate facendo delle combo, perché ogni volta che lei usa le sue lame evocate, crea anime dei defunti. Questo anche usando la speciale 2, sempre come vedrete dal filmato. Raggiunto un numero sufficiente, intorno alle 270-300 anime più o meno, potete cominciare a usare le furie. Quando le furie aumentano, le anime vengono consumate, raggiunto il livello 0 di anime, le furie cominciano a scendere, e questo lo vedrete nella parte finale del filmato. A parte questo, se avete delle furie attive e fate la speciale 2, mettete anche un potente squarcio armatura sull'avversario, questo aumenta ulteriormente i danni che fate. Non è utilissimo, ma comunque fa la sua parte. E in ultimo discorso, la mossa speciale 3. In questo caso, come personaggio, Hela non è che abbia dei danni enormi, lo vedrete comunque anche dal filmato, quindi non vi serve fare la speciale 3. Vi conviene usare comunque sia la speciale 1 o l'attacco pesante per aumentare le furie, o la speciale 2 all'inizio del match per aumentare le anime, o durante le furie per mettere squarcio armatura. Adesso andiamo a vederci il filmato, così vi sarà tutto più chiaro. Thank you.
E ora che è chiaro anche il discorso di Hela, passiamo a una piccola cosa di fine anno. Ho avuto abbastanza schegge 5 stelle accumulate, quindi andrò ad aprire un altro cristallo da 10.000 schegge. Vediamo, vediamo. Andiamo a vederci intanto l'apertura. Ed eccoci arrivati al momento cristallo. Ok, andiamo ad aprire un altro 5 stelle, però chi ha visto i miei video di prima sa che cosa ho pescato dalle ultime 5 stelle, cioè ragazzi, a parte il fatto di aver finito storia atto 5.4 al 100%, lì diciamo che la sorte non mi ha proprio sorriso, per carità, ho doppiato sicuramente Guillotine, grandissimo eroe, molto buono, però a parte quello non è che ho preso proprio il top, niente da dire, ma le ultime pescate, quelle veramente buone, in una volta sola prendo tre cristalli 5 stelle, ho trovato Gwenpool, ho trovato Capitan Marvel e ho trovato Hyperion. Ora io, raga, ho paura. Adesso andiamo ad aprire. Però normalmente, a parte che tra un po' aprirei anche un 4 stelle, ma sono dettagli. Comunque, ho paura, raga. Di solito, per la legge delle probabilità, non va bene dopo aver aperto così. La prima volta non vi ho fatto sentire l'audio, ora ve lo commento in diretta, ma la vedo dura, speriamo, speriamo. Ormai i giochi sono fatti, andiamo a vedere. Vi ripeto, mi servirebbe Angela, Ghost Rider o comunque doppiare Dormammu. Sarebbe una gran cosa. Vediamo cosa riesco a trovare. Incrociamo le dita. Qualcosa di buono, qualcosa di buono. Forza, forza, forza. Nebula. Doppiaggio. Doppiaggio, per carità. Per chi avesse Nebula, non è un brutto eroe, è immune a tutto, sangue, veleno, rigenera. Se la doppiate, rigenera ogni 10 secondi, ricrea una carica di rigenerazione. Per carità, non bene, non male. Diciamo, uno della mia ally, Giubba 78, direbbe bene, ma non benissimo. Ma fa lo stesso, dai, andiamo avanti. Prossimo cristallo forse andrà meglio. Ci vediamo alla prossima apertura da questo lato. Adesso proseguiamo con le cose importanti. E siamo giunti ai saluti finali, raga. Naturalmente vi rinnovo gli auguri di buon anno e buone feste a tutti voi che mi seguite. Iscrivetevi sempre al canale qua che trovate nella descrizione del video, il canale Telegram, anche al blog di Tumblr, che comunque trovate nella descrizione del video e che dal video precedente potete andarvelo a rivedere per capire come funziona. Ovviamente scrivetemi al contatto privato Telegram se avete domande, sarò ben lieto di rispondervi prima possibile. Se avete richieste particolari per video o comunque consigli vari, scrivetemi sempre lì in privato, vi sarò subito di supporto. E per quanto riguarda il resto, nel prossimo anno, adesso ovviamente come tutti voi anch'io festeggio, perciò oggi, domani e probabilmente dal 2-3 circa sarà il momento in cui ricomincio a postare video. Quindi ci rivedremo il 2-3 gennaio. Dal 2-3 gennaio cominceremo a parlare di cose, diciamo, molto utili a tutti che mi avete comunque chiesto in parecchi. Magari un altro piccolo chiarimento sui domini, per chi ancora non avesse bene le idee chiare. E poi andremo anche a parlare di come sfruttare al meglio le schivate, la destrezza comunque e la parata. Quindi il modo migliore di affrontare un combattimento. Detto ciò, naturalmente scrivetemi sempre anche qua sotto il video se avete altre domande o volete altri tipi di richieste particolari e ci rivediamo l'anno prossimo. Buon anno a tutti, ciao raga!